bisogna prendere i lati positivi e negativi. Positivi sono stati che abbiamo dato prova di carattere, come è successo col Varese. Quelli negativi sono stati 3 gol subiti, e abbiamo avuto modo di parlare, sono stati 3 gol che ci siamo fatti da soli, in poche parole. Il primo c'è stato non abbiamo marcato un uomo, il secondo è stato un autogol, il terzo è stato su una palla persa a metà campo. Siamo stati bravi nel recuperare, nel crederci, quindi questo ha fatto sì che abbiamo dato continuità con la prova con il Varese dal punto di vista del carattere, della personalità. Adesso bisogna mantenere questa mentalità, però bisogna assolutamente vincere in casa martedì contro il Crotone. Anche perché la seconda di 3 sfide, che sto a punto per essere tranquilli per l'obiettivo salvezza, per evitare i play-out. Assolutamente no? Sì, sono... Ogni partita adesso, come dicevo anche settimana scorsa, da dopo Pasqua abbiamo fatto con il mister, abbiamo parlato e abbiamo detto che da parte nostra adesso iniziavano 8-8, un mini campionato, queste 8 finali. 2 sono state disputate, adesso ne mancano 6. E per noi adesso arrivano le partite quelle veramente importanti, perché sono tutti scontri diretti contro le nostre... Le avversarie che più o meno siamo dai 42, 44, 45, 46 punti, quindi ci interessano tutte. Quindi da quel punto di vista bisogna continuare assolutamente con lo spirito di squadra che abbiamo affrontato queste partite, però dobbiamo portare a casa i 3 punti, poi che avvengano fuori casa o in casa, questo meglio da tutte e 2 le parti. Però sicuramente bisogna vincere adesso. Senti, però l'atto caratteriale è importante, perché in quella serie negativa magari reggevate un po', nel momento che c'era un evento negativo la squadra un po' crollava, no? Psicologicamente, eccetera, Bari, Cesena, sì. No? Invece in queste occasioni per 2 volte appunto avete recuperato il risultato, a Cittadella addirittura 3 volte, quindi insomma penso sia un punto di partenza importante questo, no? Sì, quello sicuramente. Io ieri dopo il pareggio di Emiliano ero straconvinto che la partita la potevamo portare a casa, potevamo vincerla. Poi succede che dopo quanto? Pochissimi minuti ti ritrovi di nuovo in svantaggio su, come ho detto prima, un errore commesso da noi, e quindi è più difficile. Siamo stati bravi nel recuperare, però è difficile passare sempre in svantaggio e recuperare. Poi era un derby, era una partita sentita. Ieri c'era anche molto caldo, era la prima partita dove c'erano 20 gradi. Che in questo periodo che stiamo affrontando tante partite e incomincio un po' a accusare la stanchezza. Però siamo stati bravi e nulla. Faccio un'altra roba. Un'altra volta avete preso 3 gol a Cittadella ed era finita molto male, no? Questa volta quantomeno... Questa volta siamo riusciti a rimediare, l'ultima volta sì, non era finita molto bene. Erano situazioni e annate completamente diverse, quello sicuramente. Ma come ti spieghi queste disattenzioni in fase difensiva? Secondo te è un problema di carattere? Da cosa può essere... No, problema di carattere no, se uno va a analizzare singolarmente i gol, il primo c'è stato, Totò ha tagliato alle spalle di un nostro compagno che non si è accorto, e quindi non si può dire carattere, lì è stata una piccola dormita, mettiamola così. Il secondo è stato un autogol, quindi c'è poco da dire, il terzo era... squadra che era proiettata una fase offensiva e c'è stato questo cambio di gioco sbagliato, contropiede e gol. Quindi sono errori che non bisogna commettere, perché sono cose banali e sono sciocchezze che purtroppo poi ti vanno a implicare l'andamento di una partita nell'arco di 90 minuti. Quindi sicuramente avremo pochissimo tempo, ma in settimana avremo modo di lavorare con il mister su queste cose, come facciamo sempre dopo degli errori avvenuti il sabato. E sì, che Di Nardo lo conoscevate abbastanza bene. Ah sì, Tuso. Sappiamo Totò le sue qualità, quali sono. E lì sul primo c'è stato anche una mancata comunicazione da parte
di noi e siamo stati puniti, quello sicuramente. Senti, da difensore però vedere il Padova che segna 3 gol dopo 6 partite in cui ne aveva fatto uno solo, insomma sarei contenta, anzi hai ispirato anche tu il gol in quell'occasione. Sì, da difensore sarebbe meglio evitare di che la propria squadra prenda 3 gol, quello sicuro, però fino a quando si riesce a recuperare va bene così. Sì, ieri anche da quel punto di vista è andata bene perché abbiamo fatto, a mio avviso, dei bei gol, perché il primo era un'azione che proviamo spesso, l'1-2 da parte di due attaccanti, il secondo gol è stata una bella azione con un bel cross di Eduardo con Emiliano che ha tagliato sul primo palo, il terzo gol sono tutte cose che provi in settimana, la spizzata sul primo, quello che va a concludere sul secondo palo, quindi da quel punto di vista possiamo essere tutti soddisfatti perché il lavoro sta pian pianino sta dando i suoi frutti. Come ho detto prima, non bisogna commettere più quelle ingenuità che ti portano a prendere i gol che abbiamo preso. Ovviamente voi guardate adesso solo il discorso di fare sti 50 punti, non pensate ad altro, insomma, immagino, anche perché comunque bisogna farli per qualunque obiettivo. A mio avviso adesso bisogna essere molto, molto realisti e sinceri. L'obiettivo adesso nostro è non 50 ma raggiungere i 51 punti per essere veramente tranquilli. Poi è normale che prima raggiungi 51 punti e prima raggiungi una serenità a livello d'ambiente, a livello di spogliatoio, a livello di tutto, che quindi ti può permettere di affrontare le ultime partite in maniera diversa e vedere. Però ripeto, adesso il nostro obiettivo è soltanto quello e basta.